Sono cresciuta fra qua e la Germania perché i miei sono gelatieri come gran parte degli abitanti di Zoldo. In realtà ho sempre avuto una sensibilità per l'arte, ho sempre avuto voglia di disegnare e di disegnare meglio. Perché ho sempre voluto esprimere qualcosa, no? Ho sempre bisogno di approfondire, di vedere cosa c'è dentro. La mia arte è fatta di tante cose, ho bisogno anche del colore, ho bisogno della materia. Mi permette di andare in profondità delle cose. E è sempre l'andare oltre. Essere qui, ma essere anche oltre, da un'altra parte, no? È come se noi artisti avessimo anche un po' questo compito, no? Di far vedere il mondo in un altro modo. In qualche modo sento sempre che c'è la possibilità di riscattarsi e di rinnovarsi. La natura è forte, l'universo è potente, in qualche modo ce la fa. Penso che la natura abbia un'intelligenza superiore a quello che gli uomini poi per interessi egoici creano purtroppo in questo mondo. Certo è che anche l'uomo che vive qua dovrebbe avere un attimo più di rispetto per quello che lo circonda e anche accontentarsi di andare un po' più piano e di godere anche delle piccole cose.